e suona comicamente, suona comicamente. Nelle radio si sente, suona comicamente. Pure frate, ma con tutto sti guagliuna sa d'averta. L'ospite di questa sera lo avete già visto nella pubblicità qui al Campania. È il grande, colui il quale ha fatto cantare intere generazioni divertendosi. Signori e signori, applauso per Tony Tammaro. Buonasera a tutti, massimo rispetto, fratelli. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa splendida in mezzo agli ombrelloni. Stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni. Patrizia! Oh, 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 oh. Potete anche cantare. Oh, 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 oh. Patrizia! Oh, 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 oh. In realtà Patrizia è uscita proprio a dicembre del 90, non era, negli 80. E com'è cambiato Tony Tammaro? No, io continuo a fare quello che ho sempre fatto. Nel frattempo faccio satira su altre cose che sono capitate nel frattempo. Penso che quando ho iniziato io a cantare non esistevano neanche i telefoni cellulari. E poi pian piano, in effetti, io faccio macchiette napoletane, quindi dipingo, descrivo delle situazioni. Descrivevo quelle degli anni 90, oggi descrivo quelle degli anni, come si chiama, questi 10. 10 minuti, un'ora e me ne vado. Ma che un'ora? Noi dobbiamo fare Tony Tammaro come ospite, ma stiamo scherzando. No, infatti sono venuto per Tony Tammaro, mi chiamo a vedere a te. Grazie per la stima. No, ringrazio. No, già lo sto seguendo da stamattina. A Tony Tammaro? Sono già l'ho visto che è andato a Caserta, è andato a Benevento, sono andato io di ieri. Perché stai stalking? No, mi piace proprio, sono proprio fans. Fan! Giambattista, ma io già ci conosciamo comunque, già ci conosciamo. Non lo vuole ammettere, già ci conosciamo. Ma non mi ricordo, veramente. Giambattista Pace! Super Santos, Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu. Super Santos, Super Santos, se si schianta con un chiodo lui fa. Siate originali, non vi copiate tra di voi, dovete offrire un prodotto, come si dice, dovete collocarvi in una nicchia di mercato. Io lo feci all'epoca, prima di cominciare a scrivere io canzoni umoristiche, c'era un buco di 30 anni, c'era stato Renato Carosone negli anni 50, poi a Napoli non si scriveva più niente che facesse ridere. Sono arrivato io negli anni 90 e ho cominciato a riscrivere. L'importante è fare qualcosa che non faccia un altro. Ho avuto molta paura. È aumentata l'assicurazione, è aumentata la benzina, ma sono aumentati anche i falsi invalidi. Pensate che nel mio palazzo c'era un vecchietto, no? Il povero nonno, per arrotondare, si era finto falso cieco. Quando è arrivata la finanza, è giustificata. Ha detto: brigati, mi dovete credere. Io prima stavo bene, poi quando ho avuto la pensione, non ci ha visto più. E qualcuno se ne approfittava. Ya, Luca, tirate, ma farà due tre ra. Io gridavo aiuto. Una volta di a me una cartomante, mi ricetta breve, avrei una grave perdita economica. Fatta attacco di lei e mi mancavano 20 euro a coppa schema. Allora, digitate www.campania.com/comicamente, esatto. E mandate dei video anche col telefonino su. Sì, assolutamente. E così potrete vincere un corso di teatro proprio serio al Teatro Diana di Napoli. È un teatro serio. È un teatro serio, tutto questo. Non è come noi che siamo poco seri, insomma, siamo così gente che fa ridere, la prende a ridere, siamo. No, a noi ci dovete fare ridere. Voi. Voi a noi, noi ci mettiamo così. Ride, vi facciamo ridere. Buona, è il vostro turno. No, fateci ridere. Napoli Roma 2-0 al San Paolo. Sì, ho capito. Vabbè, l'applauso del pubblico. Vabbè, per cortesia, me si può sapere chi ha il telefono? Gli stadi. Onoratissimo, felicissimo, perché si sa in giro, essendo residente a Caserta, quindi contentissimo, felicissimo di essere qui al centro commerciale Campania.